Giuseppe Piccioni, benvenuto su Spettacolo Mania. Siamo Grazie, grazie. qui per parlare dell'Ombra del Giorno, un film bellissimo, veramente. Siamo a fine anni 30, ad Ascoli Piceno, c'è il fascismo, insomma, sono in arrivo le leggi razziali e c'è una storia d'amore. Lei ha definito il suo film un film per tutti noi. Mi spiega perché? Sì, che riguarda tutti noi, che pur essendo collocato in un passato che conosciamo dai libri di storia o da qualche documentario, anche in maniera sommaria, è una storia che ci riguarda perché a volte noi raccontiamo delle storie per un bisogno insopprimibile di parlare dell'oggi, no? Attraverso quindi la storia diventa una metafora più che un compendio di storie del fascismo. E questa storia, ambientata in provincia, in un luogo chiuso, ristorante, con un affaccio sul mondo, mi sembrava che desse ancora di più la possibilità di porre una domanda: dove sono gli uomini e le donne di questo paese? Che peso hanno sulle scelte importanti di un paese, della propria vita? Fino a che punto questa specie di stagnazione, evidenziata anche con la pandemia e con tutte le minacce di cui sembriamo essere così persone che sono solo in grado di accettare quello che verrà deciso altrove, fino a che punto noi possiamo avventurosamente tentare di cambiare la nostra vita e anche un po' quella di tutti, no? E se non dobbiamo rispondere a un decalogo morale più profondo, e se l'amore non può essere, come forma di umanità, una forma di risposta anche a questo. E poi questa cosa appunto del posto deserto, anche perché effettivamente eravate in lockdown, È quindi in così, qualche modo si ha è aiutato, sposata, esatto, sembra paradossale, ma come sì. paradossale ho pensato è il titolo del film, L'ombra del giorno, perché di solito l'ombra arriva la sera, invece perché l'ombra del giorno? Proprio perché Perché in quel periodo il tempi oscuri. fascismo così, forse nella fase più compiuta, prima del 38, di un lungo giorno, di una luce sfavillante in cui il fascismo sembra aver consolidato un consenso in tutto il paese, le sue millantate conquiste, le opere pubbliche, l'università, Quelle cose che il protagonista dice, le ho viste al cinegiornale, ha no? visto Quindi al sono vere, insomma. cinegiornale, insomma, un'Italia compatta, anche dove la propaganda è entrata nel DNA degli italiani. E poi queste ombre si avvicinano, sono le ombre delle leggi razziali, le ombre della guerra, le ombre di uno sguardo diverso che Luciano incontra guardando fuori dal suo Dal suo ristorante, che ristorante. sembrano sguardi più ostili, diffidenti, sospettosi, dove le regole morali di Luciano, anche una specie di inevitabile amor patrio per quel tipo di personaggio che è lui, comincia a inclinarsi rispetto a scelte diverse che hanno a che fare con l'amore, ma anche con l'umanità, no? Forse Luciano, quella nel suo sottoscala, quell'umanità ce l'ha sempre Ce l'ha avuta, ancora insomma. in fondo, sì. Un'ultima cosa, c'è una scena che mi ha molto colpito, quella di un bambino in mezzo ad una piazza deserta che proprio Luciano vede fuori dal suo ristorante, ha una maschera antigas e fa il saluto fascista. È una scena che mi ha molto toccato. Sì, questa Quindi, cosa significa per lei? quella scena è stata resa in maniera simbolica, in qualche modo astratta. C'è questo bambino che ha questa maschera antigas che poi mostra La faccia, sì, a la un sua certo faccia di punto la bambino, no? toglie. Che è un po' qualcosa che si suggerisce che le persone hanno la possibilità di essere diversi dalla loro maschera. Però era una cosa anche concreta in quegli anni, no? Le esercitazioni in vista della guerra erano diffuse, i bambini con la maschera antigas erano presenti in alcuni documentari dell'Istituto Luce, come un esempio di come il paese compatto si preparava all'eventuale
possibile conflitto, no? E a me hanno dato molto inquietudine vedere quelle immagini dei bambini con la maschera di gas. Mi bastava averne Ne una, no? bastava uno per Anche perché inquietudine. sapete quanti problemi ci sono per mettere sotto contratto un bambino, Eh un beh, figlio. immagino, immagino. Oggi invece abbiamo le mascherine, vabbè, ma è un'altra storia. La ringrazio tantissimo, grazie anche per questo film, è veramente Grazie a te bello, per queste grazie. domande. Beh, Grazie. sono contento che ti sia piaciuto. Grazie Bene. mille.